il mondo del perlato di Sicilia, un materiale che viene oggi esportato in quasi tutti i paesi del mondo. Mi ha permesso, insomma, a questo comparto, diciamo, di come dire, avere alcune decine di anni, insomma, di una discreta crescita, cosa che ha permesso chiaramente a cascata di creare anche un indotto, di creare occupazione e, insomma, è un minimo di economia che da queste parti, insomma, della Sicilia ha dato tanto, ecco. La Sicilia conta più di 10.000 addetti ai lavori, con un fatturato di circa 140 milioni annui. È fondamentale il nostro settore per l'intera provincia, ma anche per l'intera regione. E non bisogna pensare solo agli addetti ai lavori nelle nostre cave, ma faccio riferimento anche al porto di Trapani o ai vari, che so, falegnami e quant'altro. Per nostra fortuna e per fortuna del settore lapidio, a partire da giugno del 2020 vi è stata una ripresa dell'attività. Questo ha consentito di far ritornare al lavoro molti lavoratori e nello stesso tempo la cosa che ci viene detta è che ad oggi viene a mancare pure la materia prima. Per ora è aperta una vertenza con la regione Sicilia perché c'è molta burocratizzazione, che questo fa sì che ritarda praticamente l'ampliamento delle cave. Non comprendiamo come mai per ampliare una cava, per aprire una nuova cava, sono aumentate le richieste di pareri che naturalmente determinano nell'imprenditore, in chi vuole, diciamo, fare investimenti, determinano una sfiducia. Poi sono necessari altri interventi di tipo strutturale, una strada che porti, diciamo, il collegamento fra il settore marmifero di Custonaci e il porto, per evitare che questi camion con grande quantità di marmo attraversano i centri abitati. Un altro problema che bisogna affrontare è quello della qualificazione ambientale. Le cave che sono state abbandonate nel corso degli anni perché non, diciamo, non erano più produttive, non avevano più, si erano esaurite come prodotto, questi necessitano di interventi per realizzare un miglioramento dell'ambiente e quindi fare in modo che vengano recuperate alcuni aspetti del nostro territorio. Questo monumento per ricordare tutti i caduti che sono successi qua a Custonaci negli anni 50 e 60 soprattutto. In ogni innovazione che veniva fatta, un'innovazione nuova, c'erano i suoi morti, per l'incompetenza, per una mancanza di indirizzo, di sicurezza, e quindi da questo punto di vista i morti sono aumentati per questo settore. Come vedete, qui siamo in un museo dove ci sono i vecchi utensili che i vecchi cavatori usavano per estrarre il marmo. Adesso tutto è cambiato, il mondo è cambiato, la tecnologia è molto avanzata. Ma questo settore ha dato occupazione a migliaia e migliaia di cittadini della nostra provincia. Certamente in quest'ultimo periodo viviamo una fase di crisi, si sono persi circa 3.000 posti di lavoro nell'arco dell'ultimo decennio, però è sempre un marmo pregiato che va in tutte le parti del mondo e quindi è necessario che ci siano gli interventi per rilanciare e creare occupazione.